dopo la bella vittoria in trasferta della settimana scorsa a Tarcento. Rorai ospitava Gonars e partono meglio però gli ospiti con questo bel contropiede finalizzato da Skincariol. Tripla per Alessio Freschi che inaugura la sua partita. Sarà un'ottima gara quella del numero 2. Arriva la palla rubata per Diego Lucas che corre in contropiede, appoggia, subisce anche il fallo. Altra tripla per Alessio Freschi, meglio Rorai nel primo quarto. Tripla però per Pozzi che tiene lì Gonars. Primo quarto che si chiuderà sul più 6 per Rorai con questo bel 1-1 di Lucas che si porta letteralmente a spasso la difesa avversaria. Secondo quarto invece che inizia con il canestro di Skincariol che subisce anche il fallo. Arriva però purtroppo l'ennesimo infortunio stagionale di Diego Lucas, costretto a abbandonare il campo zoppicante. Non si scoraggia Rorai, trova questo canestro di Valente dall'altra parte, tripla ancora per Pozzi, sorpasso di Gonars, contro sorpasso firmato Alessio Freschi, terza tripla nel primo tempo per il numero 2. Ancora Skincariol a riportare avanti Gonars, poi tripla di Gri, solito tiro dal palleggio, chiude il primo tempo in vantaggio Gonars con questa bella penetrazione di Menon, più uno per Gonars che però lascerà letteralmente la testa negli spogliatoi. Allora dilaga Rorai nel terzo quarto, prima con Brusadin, poi con questa tripla di Valente, arriva fino in fondo Andrea Gri, terzo quarto chiuso sul più 8 dagli uomini di coach Paolo Freschi, tripla impossibile di Andrea Gri ancora dal palleggio, ultimo quarto di puro garbage time, assist di Alessio Freschi, altro canestro per Axel Valente, 11 punti per lui al termine della partita, ennesimo assist ancora per il numero 2 ed è proprio Alessio Freschi a chiudere il match con questo bel canestro, con fallo. 73-53 il risultato finale a favore di Rorai, 20 punti per Gri, 12 per Alessio Freschi.